lucette. Quindi c'è scritto sul treno. Ecco, ciao, ti do del tu perché ciao, sei giovanissimo. Sì. Ecco, ti chiami? Riccardo. Riccardo, sei di Levico Terme? Esatto. Perfetto. I prodotti che proponi qui allo stand dei mercatini di Natale sono pantofole tutte in lana cotta. Lana cotta, sì? Rivestite esternamente e all'interno invece anche lana merino. Ok, sono tutti prodotti artigianali? Esatto. Dove vengono realizzati? A Bolzano. A Bolzano, ok. Abbiamo modellini per esempio classici così, sì, molti adatti per la camera, per la stare dentro casa, per uomo e donna, oppure abbiamo anche modellini belli così, lana cotta con la lana bevuta nel lattice per avere l'antiscivolo e un po' di impermeabilità, e hanno anche il plantare estraibile. Il plantare estraibile, perfetto. Per poi appunto mettere la ciabatta e lavare la grandagada in lavatrice. Certo, e tanti anni che siete qua ai mercatini? Sì, direi che prima di me qua c'era mio padre. Certo. Per cui sono parecchi anni. Esatto. Il prodotto più venduto qual è? Andiamo sulle ciabatte da donna, sì, classica che sono così, queste, esatto, certo, la Levico. Sono anche molto calde, tra l'altro. Quella lana merino dentro, certo, appunto, c'è una sempre lavabili, molto complessa, esatto, esatto. Oppure la modello da signora, quindi signora, con un attimo di zeppa in più che rilassa anche la gamba. Perfetto. Benissimo. Prezzo medio che va da dai 25 euro fino ai 45. Benissimo, invitiamo anche noi qui a venire a visitarvi ai mercatini di Natale di Levico. Certo che sì, oppure okay, se volete abbiamo sì, anche il negozio in centro. Perfetto. Il Piero Calzatore. Ecco, esatto, dove si trova in centro? Ci trovate in piazza Levico, sotto la chiesa che fa angolo. Benissimo, allora buoni mercatini di Natale. Grazie. Buon proseguimento. E buon Natale. Grazie. Eccoci, buongiorno. Lei è il signor? Bussacchini. Qui di Levico Terme? No, noi arriviamo da Piacenza. Da Piacenza. Come mai la scelta di venire ai mercatini di Natale di Levico Terme? Beh, rimangono fra i mercatini di Natale più suggestivi del Trentino, a nostro parere. Ho capito. Questi sono tutti prodotti artigianali creati da noi? Tutti prodotti artigianali creati da noi, sono tutti pezzi unici, tutto quello che vede qua è... Qual è il prodotto che viene venduto maggiormente? Non c'è un prodotto, diciamo, di punta, si può scegliere fra agende, sì, così, sì, o quaderni che possono essere sia a righe, in questo sì, modo, che quaderni da disegno che abbiamo dalla che parte opposta. Dall'altra parte. Prendiamo uno magari così lo facciamo sì, vedere. La particolarità del quaderno a disegno è che la carta all'interno è una carta chiaramente diversa, fatta così, adatta. Prezzo medio di ciascuno di questi? Prezzo medio ci aggiriamo su una fascia di prezzo che va dai 9 ai 20 euro circa. Perfetto. Quanto tempo è che è qua in mercatino? Noi, questo è il terzo anno che partecipiamo. Benissimo. Io la ringrazio, è stato molto gentile. Grazie a lei. Le auguro un buon proseguimento. E buona anche festa. A voi, buona serata. Eccoci, buonasera. Buonasera, siamo con la signora? Luisa Chiasi. Sì, è qua di Levico Terme. E di Valcanova, Pergine. Per quel sì, sempre vicino, qua della zona. Diciamo sì, sempre dalla Val Sugana. Certo. Questi sono tutti i prodotti creati da voi? Tutto miele che facciamo noi. Tutto artigianale, sì, fatto in casa. Ecco. Sì. E tanti anni che lei è qui al mercatino? No, è il primo anno. È il primo anno? Sì. Come mai la scelta di venire qui direttamente? Beh, è stata una bella scelta perché il mercatino di Levico è molto caratteristico. Sì. Secondo noi è il migliore della Val Sugana e abbiamo provato. Questi pochi giorni, da quant'è che è iniziato? Non è già il terzo venerdì. Terzo venerdì, sì. Il prodotto viene venduto maggiormente? Al miele in assoluto. Il miele proprio che è praticamente sì, questo, lo assaggiano, logico, piace. E... Certo, il prezzo medio di un barattolo? Sui 12 euro al chilo. Benissimo, io la ringrazio, è stata grazie molto cortese. Grazie a lei. E le auguro buone feste. Grazie, buona sì, serata. Eccoci, buonasera. Lei sì, è il signor? Florio. Florio è qui di Levico Terme? No, vengo da Pesaro, dalle Marche. Ah, ecco. Come mai la scelta di venire ai mercatini di Levico Terme? Noi facciamo dei prodotti, diciamo, artigianali, facciamo mercatini di Natale e poi... Sono tutti prodotti nelle Marche sì, e poi sì, li... poi portiamo qui a portati in montagna. È sì, il primo anno o avete... No, è la quinta edizione. Quinta edizione, sì, ho sì, capito. Avete visto delle innovazioni durante questi anni, sì, questi cinque sì, anni? Sì. Il prodotto che va per la maggiore, che viene venduto maggiormente, qual è? Maggiormente noi molto lanterne,
Sì. E poi quest'anno anche molti Babbi Natale, sì. Sì. Sì, alberini in legno. Sì, 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 sì. Sfere per il decoro dell'albero. Perfetto. Sì, sì. Prezzo medio di un prodotto va da dai 5-10 euro. 5-10 euro. Oppure vendiamo tantissimo il decoro dell'albero. Decoro dell'albero, tanto, inteso, inteso come... Questo qui lo faccio vedere. Sì. Siamo presi conosci. Ci spostiamo con la telecamera così lo vediamo. Ah, ecco, sono tutte decorazioni. Sì, per decorare l'albero, quindi sono certo, tipici certo. Di montagna. Come sono fatti questi? Questi in legno. Ah, in legno, in legno sì, lavorati così. Sì, questa è la nostra punta, diciamo, il decoro dell'albero. Quindi tutto molto inerente al Natale. Benissimo, allora siamo tutti a venire a trovarvi qui direttamente al mercatino di Natale. Sì. Di Veneto. Sì. La ringrazio, è stato gentilissimo. Grazie. Eccoci, buonasera. Salve. Lei è il signor? Terenzio. Terenzio, da dove viene? Romagna. Dalla Romagna, ecco. Anche per lei la solita domanda, come mai la scelta di venire ai mercatini di Levico Terme? Perché sono i più belli. Sono i più belli? La cornice, la cornice è la più bella. Certo, certo. E tanti anni che frequenta. Sono, sì, ormai sono 7-8 anni, 8 anni credo. 8 anni, ecco. Sì. Quali sono i prodotti che proponete? Sono tutti fatti da voi, artigianali? Li compro da un collega sì, in Romagna, sempre sì. In Romagna. E, fra i tanti che producono questo articolo è uno dei più buoni, anche perché, visto che lo mangio anch'io. Certo. E poi lo, ecco, lo fa in questo modo anche spettacolare. A base di cosa sono prodotti? Questo è torrone fatto con le sì, mandorle sì. E poi aromatizzato ai gusti che vede, quindi dalla Nutella al tiramisù al mascarpone, al caffè, al pistacchio, certo. Dopo ce n'è per tutti. Ecco, qual è il prodotto che va di più? La Nutella. La Nutella praticamente, ecco. La Nutella non sbaglio. Classico, certo. Piace sia ai bambini che ai grandi. Sì, sì, sì. Nell'indecisione cadono sulla Nutella. Certo, certo. Però vanno un po' tutti, ecco. Questi sono già partite già confezionati questi. Sì, queste qui la bellezza è il modo spettacolare con cui lo producono, lo fanno. E in più è già incartato, per me è un vantaggio, è un vantaggio per la vendita tempo, perché io certo, peso certo, la fetta ed è molto più comodo benissimo. Che dover tagliare. Prezzo medio indicativo va da? E come prezzo al chilo 35 euro al chilo, sì. Che sono 8 anni che ho quel prezzo lì, sì, per cui sì, anche sì, se a me è già aumentato un po' di volte. Una fetta più o meno quanto una è? Fetta passa i 2 etti, per cui andiamo su dai 7, 8, 9 euro certo, a fetta. Perfetto. Benissimo, allora io la ringrazio. Grazie a voi. Proseguimento e buoni mercatini. Grazie, buon Natale. Grazie. Saluto. Eccoci, buonasera. Siamo buonasera. Con il signor. Io mi chiamo Luca Segata, ho un'azienda agricola. Dove si trova l'azienda? L'azienda si trova sul Monte Bondone, a Sopramonte sì, per l'esattezza. Qui siete qua vicini di casa. Siamo vicini. La scelta di venire a Levico magari non a Trento o a cos'è dovuta? Allora, la scelta è per il fatto che a noi il mercatino dentro al parco piaceva un attimino di più. Cioè, più suggestivo, diciamo. Esatto, certo. Che il centro città. Dopodiché nulla tiene che comunque siamo in un posto legato all'azienda. Cioè, sì. E quindi... Sono tutti prodotti naturali questi. Certo, sono produzione vostra, esatto. Produzione mi fa vedere qualche prodotto che va per la maggiore? Per la maggiore noi puntiamo al succo di Rives, in quanto sì, adesso il Rives ha un sacco di proprietà e quindi ci aiuta nella vendita. È un prodotto che va per la maggiore, è il nostro cavallo di battaglia. Come perfetto, proprietà questa bacca è richiesta e va bene nella vendita. Sempre abbinata a Rives facciamo diverse composte che vengono utilizzate sia con la colazione sia con i formaggi. Quanto tempo è che siete ai mercatini voi? Noi questo è il quinto anno che facciamo quinto il anno, mercatino. E rispetto agli altri anni avete visto delle ma guardi, siamo ancora un po' agli inizi e quindi come sta andando la stagione non le saprei dire più di tanto. Stiamo comunque aspettando questo ponte qua che dovrebbe essere il top per quanto riguarda il prezzo medio invece di questi prodotti vanno da
un prezzo indicativo? Allora, noi partiamo dalla più piccolina, che è un prodotto di 106 grammi, con 3,50 euro, sì, l'offerta 3,10 euro, arrivare a un prodotto di 5 euro con 210 grammi, sì, di prodotto. Fate anche degustazione? O? Facciamo anche un assaggio, certamente, perché come produttore a me conviene fare l'assaggino, certo, dei nostri prodotti. Certo, certo. Allora invitiamo i turisti a venirvi a trovare qui direttamente al vostro stand. Ben volentieri. Nel parco, diciamo, di Lievito Terme, dei mercatini di Natale. La ringrazio, è stato molto gentile e le auguro buon proseguimento. A lei buona serata. Ciao, buonasera, sei, come ti chiami? Mattia, mi chiamo Mattia. Mattia, perfetto, buonasera. Sei di Lievito Terme? Sono di Lievito Terme. Perfetto, allora giochi in casa anche tu. Sì, ecco, sì, per fortuna. Vediamo, sì, tutti questi prodotti, di cosa si tratta? Si tratta di Carampampoli, questo è un liquore digestivo da bere caldo, sì, del 1856, la ricetta è di Lievito Terme. È proprio di Lievito Terme? È di Lievito, sì, è a base, perfetto, di caffè, grappa. Si chiama Carampampoli? Carampampoli, con la K. Questo, perfetto, di Lievito è con la K. Ha 162 anni. In cosa consiste praticamente? Questo è praticamente un liquore dopo pasto digestivo, nonché corroborato. E viene servito caldo? Ben caldo. Basta, fai vedere come viene prodotto? Voi praticamente è a base di caffè, grappa, vino rosso, miele di acacia, di garofano, sì, e cannella, fa 21 gradi, sì, questo alcolico. Praticamente questo liquore qua va scaldato molto bene, poi quando è bello caldo si serve dopo un bel pranzo una bella cena. Questo addirittura quando il liquore è abbastanza caldo, la tradizione vuole che si incendia, questo liquore qua si incendia, prende fuoco, e le fiammelle che si possono notare quando viene bruciato si chiamano appunto Carampampoli. Ho capito, è una cosa curiosa, sì, è una cosa particolare, è una cosa tradizionale, questo è prodotto artigianalmente, appunto, sì, sì, certo, sì, certo, da molti anni. Ma siete volta... mai detto solo i mercatini qua di Lievito? Noi siamo solo i mercatini, col Carampampoli, sì, certo, siamo ai mercatini qua di Lievito, facciamo tre mesi, cioè da novembre fino a inizio gennaio. Invece questi prodotti che vedo qua sono sempre... Io ho solo Carampampoli in questa casa. Fate anche noi... confezioni regali? Sì, 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 eventualmente sì, abbiamo le bottiglie da mezzo litro, da litro, le confezioni da mezzo litro. Avete con la paglia, il, sì, sì, siamo, col fornello. Abbiamo un solo prodotto, però mille sfaccettature, ecco, diciamo. Benissimo, io ti ringrazio, allora grazie, ti auguro buoni mercatini di Natale. Grazie, grazie a voi. E buon proseguimento. Altrettanto. Mamma! Questa è mortandella, però. Questa è la mortandella, è un tipico prodotto della Val di Non. Avvolta nel retino, una selezione di carne di maiale avvolta nel retino e poi leggermente affumicata a ginepro. Si può adoperare così come un salume morbido o in cucina per mantecare risotti o tagliatelle. Perfetto, lei è il signor? Luciano Pasquale. Lei di dov'è? Lievito Terme. Ah, proprio di casa, diciamo. Lievito Terme. Ecco. Tanti anni che è qua ai mercatini di Natale. Sì, diciamo che sono uno dei principali fondatori. Quanto costa questo? Questi prodotti, voi avete un'attività anche qua a Lievito? Abbiamo un'attività a Lievito, abbiamo un'attività in Val di Fassa. 9,90 kg, negozi, diciamo, 20 euro. Un rapporto diretto con il produttore. Noi siamo anche, sì, siamo 9,90 kg con un'offerta che nasce sulla anche più grande. La produzione è nostra. Qual è il prodotto venduto maggiormente? Ma diciamo che lo steak primeggia in particolar modo, anche appunto proprio perché diventa la produzione nostra principale. Poi prodotti di nicchia come possono essere la mortandella o la carne salata o il filetto, o lo filetto di speck alle erbe. È un'offerta che nasce sulla baffa intera, signora, e poi viene passata sulla mezza pezzatura. Ciao, ciao, ciao Lisa. Ce l'avremmo. Vieni, perché è a tagliare questo? No, diventa viola con te che parlavi. Ho sentito vino del Lantino, il prossimo. Sì. Ecco, perfetto. Prendiamo anche il tagliere con aspetto. Benissimo. La ringrazio, le auguro buoni mercatini di Natale. Grazie mille. E a presto. Arrivederciissimo. Arrivederciissimo. No, non dammi più. Non sarà. Vieni pure. Ma non è il tuo negozio. Vaffel.
50 ne date. Sara, guarda, la saponetta con si va in. Ah, qua mi piace. Mi vedi? Perfetto. Eccoci, buonasera. Buonasera. Lei è il signor? Giuseppe. Giuseppe, perfetto. Rappresenta l'azienda? Di Frigo Luigi. Di dov'è? Levico Terme. Ah, proprio di casa, gioca sì, in sì, casa, Levico. Ecco. Questi prodotti sono tutti, diciamo, confezionati, tipici trentini. Tipici trentini che voi presentate direttamente con i mercatini. Sì, esatto. Avete anche proprio un'attività in loco? Sì, in negozio, in centro, in negozio, a Levico, ecco, c'è il negozio. Quanti anni è che siete qua ai mercatini? Sarà quasi 20 anni. Ah, proprio dall'inizio? Dall'inizio, diciamo, sì. Ecco. Avete visto trasformare, diciamo, il mercatino sin dall'inizio? Sì, no? Sì, sempre tante modifiche, grande, insomma. Capiente, certo, certo. Quest'anno in modo particolare, con l'espansione. Ecco, ci fa un elenco un po' dei prodotti che avete, così? Sì, il negozio principale è in base dei funghi. Funghi. Funghi secchi di terra trentina. Certo, certo. Poi abbiamo le farine. Sì. E che poi il dominante sono le famose salse. Sì. Con l'esclusiva, l'aglio che non sa di aglio. Ah, ecco. Un prodotto curioso, è un antipasto. Si prende come un'oliva, una cipollina, perfetto. Curioso come antipasto, ma va bene, e certo. Si prende per i benefici, sì, non dà sapore al cibo, perché manca l'aroma, è brevettato, e hanno tolto l'aroma, ma non le proprietà. Ecco, mi dica un po', qual è il prodotto che viene venduto maggiormente? Maggiormente sarebbero sinceramente le salse. Le salse. Però le dominanze anche sono i funghi. Sono i funghi proprio funghi essiccati, secchi, no? Di terra trentina. Certo, possiamo andare a vederli, a analizzare. Sì. Questi sono i funghi praticamente. Questo è un prodotto particolare che sono per i speciali questi, certo, sono avete veramente un aroma una varietà maggiore degli altri, prodotti molto ampia, certo. Poi sono le farine, andiamo anche sulle farine, zona bigua, perfetto, precotte, sono tutte precotte, per queste cui sì, diciamo che 6 minuti di cottura, 6 minuti di cottura, 8 minuti il massimo, diciamo non serve più avere il paiolo con esatto, oppure, e girare delle ore, ecco. Oppure 40 minuti di cottura, queste le classiche, è la classica, tradizionali, queste se non c'è tanto tempo, allora non c'è tempo da perdere, allora vanno molto vendute queste. Perfetto, io la ringrazio, è stato molto cortese e le auguro buoni mercatini. Grazie. Buona serata, arrivederci, buonasera. Grazie. Quando ce li fa? Quando le prendiamo? Eccoci, buonasera signora, lei è la signora? Buonasera, sono Svetlana. Perfetto, lei rappresenta la ditta? Dolce Mondo di Trento. Dolce Mondo di Trento, ecco, i prodotti che avete esposto sono tutti prodotti vostri artigianali? Esatto, sono prodotti artigianali, abbiamo cremini fatti con cioccolato belga e nocciola IGP Piemonte, abbiamo una serie di praline ripiene con vari cisti e anche tartufi con cuore morbido. Inoltre abbiamo scroccadenti alle mandorle, e prepariamo anche i biscotti con la frolla montata, mini sacher oppure biscottini speziati. Perfetto, qual è il prodotto più richiesto? Tartufi. I tartufi, decisamente, perfetto. Sì. Quanti anni è che siete qua ai mercatini? Dire la verità, è il secondo anno. È il secondo anno, per voi avete già avuto... Ha fatto un test lo scorso anno, esatto, è andato bene. Sì. È andato bene, adesso abbiamo un po', come dire, avete una novità quest'anno o sono sempre gli stessi prodotti? Prego? Come novità avete qualcosa quest'anno rispetto a... Da, quest'anno abbiamo le crepe Crepe, okay. L'anno scorso abbiamo fatto cioccolata calda, come oltretutto anche quest'anno, ed è artigianale, fatta con cacao, amido di mais e latte, quindi senza strane aggiunte, diciamo. Certo, certo, certo. Qui è anche molto apprezzata da chi ha problemi di salute. Infatti, esatto. Poi abbiamo anche una linea vegana. Sì. E sono tartufi, noi chiamiamo tartufi vegani, fatti sì. Con frutta secca, olio di cocco, burro di cacao, quindi niente farina. Sì. Quindi adatti anche per la gente che ha problemi di glutine. Ovviamente in questo caso, visto che sono esposti qua, non sono, diciamo, protetti dalla contaminazione, certo, però certo. Comunque ciao, per le persone che hanno piccola intolleranza potrebbe andare bene. Perfetto,
Io la ringrazio di aver, per la disponibilità a questo servizio. Le auguro buoni mercatini di Natale e a presto. Grazie, a presto. Eccoci, buonasera. Lei è il signor? Facchinelli Marco. Lei di dov'è? Di Lavis. Lavis, per cui diciamo abbastanza vicino, no? Esatto. Come mai la scelta di venire ai mercatini di Levico Terme? È da tanti anni che collaboriamo col consorzio di Levico Terme, ci troviamo benissimo e proseguiremo questa nostra collaborazione. Ecco, questi sono tutti prodotti artigianali? Esatto, prodotti fatti dalla nostra azienda. Dalla vostra azienda che si trova? Alla Vis in zona industriale. Ok, perfetto, per cui fate vendita proprio al dettaglio anche o li esportate? Facciamo vendita al dettaglio, cerchiamo di soddisfare tutti i nostri clienti con dei prodotti che non trovano nel supermercato, nella grande distribuzione, ma con prodotti particolari creati sul territorio. Perfetto. Quanto tempo è che qua i mercatini di Levico? Dall'inizio... Se pensiamo negli anni, dal momento della sua fondazione. Proprio dall'inizio. Tempi, ecco. È cambiato tanto il mercatino in questi anni? Ma è cambiato un po' le esigenze del consumatore, sì. Comunque è ancora un mercatino molto molto apprezzato. Perfetto. Mi dice qual è il prodotto che viene richiesto maggiormente? Ma non abbiamo un prodotto singolo, abbiamo diverse tipologie di prodotto, in particolare il millefiori e il castagno, sicuramente sono due prodotti che sono richiesti al mercatino. Poi abbiamo la melata di bosco, che è una specialità delle nostre zone. Benissimo. Prezzo medio che va da? Dalle 7 euro del vasetto di mezzo chilo, sì, alle 13 euro del vasetto da chilo. Benissimo, allora invitiamo tutti gli spettatori a venire qua da voi, assaggiare i vostri prodotti. E noi saremo ben felici di poterli accogliere nella nostra casetta. Benissimo, buoni mercatini di Natale. La ringrazio. Grazie a lei, buona serata e buon proseguimento. Grazie, grazie. Questi sono tutti prodotti artigianali, vero? E questi qua vengono prodotti da una ditta che lavora materiale italiano e produce solo in Italia, sì. Tutto per 100% made in Italy. Siete qua di Levico Terme? Il nostro negozio, sì, l'azienda è veneta. È veneta, perfetto. Qui siete proprio in casa, eh? Sì. Quanto tempo che siete qua ai mercatini? E dal primo anno. Dal primo anno, per cui... Sì. Oramai siete consolidati, ecco. Sì, sì, sì. Qual è il prodotto che viene venduto maggiormente? Il prodotto che viene venduto maggiormente potrei dire per una signora, una cuffietta come questa. Sì, sì. Così. Perfetto. Che rimane un po' più morbida e da ragazzi tanto questi modelli così, con la lavorazione. Ah, ok. Un po' più grande. Ok, benissimo. Così. Ok, lei la signora? Beatrice. Beatrice, grazie Beatrice e buoni mercatini di Natale. Buona serata a voi. Grazie. Buone feste. Eccoci, signora, buonasera. Buonasera. Lei è la signora? Stefania Dal Fiore. Perfetto, lei è di Levico Terme? No, sono di Roncigno, paese qua vicino. Sì, sì, per cui vicina di casa, diciamo. Sì. È tanti anni che è in mercatini di Levico Terme? Ma questo forse sarà l'ottavo anno. L'ottavo anno, per cui. Ecco, i prodotti che lei presenta sono prodotti artigianali fatti... Sì, noi abbiamo una coltivazione di erbe officinali, sì, e quindi facciamo prodotti con le erbe officinali nostre. Perfetto. Avete proprio anche un'attività, vendete direttamente? Noi abbiamo un maso dove abbiamo un agriturismo, sì, e dove abbiamo l'angolo dei nostri prodotti e poi facciamo i mercatini di Natale e le feste, alcuni festival. Ci può elencare qualche prodotto così tanto per... Beh, abbiamo dagli unguenti che sono fatti tutti naturali, olio di semi di girasole, cera d'api e pianta, sì, le tisane, abbiamo una novità quest'anno, abbiamo fatto il riso con l'ortica o con la calendula, sì. Sì. Abbiamo un preparato per aromatizzare la grappa alle erbe, molto in confezione sia regalo che sacchettino, quindi tutto erbe. Il prodotto venduto maggiormente, quello che richiedono maggiormente, qual è? Ma spaziamo un po' su tutto,
cioè a seconda delle uno. No, le idee regalo quest'anno vanno molto bene preparati per grappa. La gente è molto curiosa, magari. Sì, 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 poi quello che è erbe è sempre molto ricercato. Benissimo, io la ringrazio, è stata molto gentile e le auguro buoni mercatini di Natale. Grazie, buona serata. Buonasera. Grazie. Okay. Eccoci, buonasera. Buonasera, sono con il signor Tullio. Tullio, perfetto. Che cosa propone Tullio qua ai mercatini di noi? Questa è la casetta delle mele, quindi sì, proponiamo solo prodotti a base di mela. In questo caso sono frittelle. In questo caso frittelle calde da buttare via, perfetto, e da mangiare. Vedo che nello stand avete anche prodotti di pasticceria che sono strudel, tutti in mele. Di mele. Esatto, fagottini e mele in camicia, esatto, esatto. Da bere abbiamo succo di mela caldo. Benissimo. Uguale al vin brûlé, sì, non alcolico. Certo. E confetture di mele. Siete solo in mercatino o avete anche... Noi siamo un'azienda agricola che sì, trasformiamo parte dei nostri prodotti. Perfetto. Quanti anni è che siete qua ai mercatini di Levico? Saranno 7-8 anni. 7-8 anni, per cui avete già un po' di esperienza. Da possiamo vedere un attimo come vengono sì, prodotti direttamente? Allora, quale facciamo al momento? Sì. Viene creata, diciamo, una pastella. Viene fatta una pastella. Viene intinta la mela. Viene intinta la mela, la mela viene bruciata per un sì, po'. Un attimo. Adesso certo, certo, viene, certo. Siamo in presa diretta, per cui lo vediamo. Queste sono pronte. Sì. Vengono sculate dall'olio. Dall'olio. Sì. Lasciate un attimo a riposare, che così non sono più così calde e si asciugano un po'. Vengono coperte. Poi come vengono servite praticamente? Con? Vengono servite sia con zucchero a velo. Sì. Zucchero a velo con cannella, che è la morte delle mele, perché sì, poi in periodo natalizio va benissimo. E li vengono sbucciate. Ma dopo li sbucciamo al momento. Ah, ecco, quello è il sistema, diciamo, per sbucciare le mele. Bellissimo. Praticamente non c'è quasi scarto, proprio prendiamo quasi la completezza della mela. Perfetto. Mele, quindi la fragranza di questa frittella che vengono lavorate al momento. Benissimo, perfetto. Io le auguro buoni mercatini di Natale. Grazie. E buon proseguimento. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Ecco, siamo con il signor Germano. Germano, benissimo. Signor Germano, lei è qui della zona o sì, viene da fuori? Siamo di Levico. Proprio di Levico Terme, sì, sì, per cui siete in casa. Siamo già tutti in i casa. Prodotti che sono esposti sono prodotti artigianali oppure sono, diciamo, industriali? Sono no, li acquistiamo da produttori in Trentino e in Germania. In Germania, perfetto. Specialmente quelli di legno li prendiamo in Trentino, nelle valli di Fiemme, valli di Fiemme, valli di Vicarie. Benissimo, ecco. E tanti anni che siete qua in mercatino? Abbiamo fatti tutti. Tutti, tutti, sin dall'inizio, perfetto. Siamo dei veterani. Dei veterani. Qual è il prodotto che è venduto maggiormente? Beh, quelli con le molle, questi qua, i nocchi, certo, i saltellanti, certo, e le palle di vetro, questi qui, così, di tutti i tipi, grandi, piccole, medie, il carillon. Che prezzo hanno medianamente? Le palline piccole sui 6 euro. E poi si viaggia, cioè, queste qua grandi così, col carillon, sulla 30 euro. Cioè. Queste qua grandi. Sono pochi giorni che è iniziati i mercatini, però sì, come sta andando indicativamente? Bene. Sulla media degli siamo altri anni? Sì. Siamo molto contenti. Perfetto. Per l'andamento. Speriamo continui. Benissimo. Quadriamo ancora un attimo. Benissimo. Ok, allora vi auguriamo buoni mercatini di Natale. Grazie. Qui a Levico Terme, buone feste. E buone feste a tutti. Buone grazie. A voi. Grazie. Nuovo. Grazie! 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 Grazie!
Eccoci, ciao, ti do del tu perché sei giovane. Dunque, rappresenti l'azienda? Noi siamo il Protto Bisestile, un'azienda agricola situata sull'altopiano della Vigolana, quindi poco distante da questi stagni di Levico. I prodotti che state presentando, vedo delle lane, sono prodotti? Sì, noi presentiamo principalmente la cosmesi che produciamo, perché noi siamo appunto azienda agricola, ci occupiamo di piante officinali. Perfetto. E tanti anni che siete qua ai mercatini? Per noi è il primo anno. È il primo anno, per cui non avete ancora un'esperienza precisa. Siamo veterani, diciamo. Certo, certo. Però ci proviamo. Benissimo. Qual è il prodotto che pensate possa andare maggiormente? Beh, o che in questi pochi giorni avete visto? Sicuramente la bava di lumaca ci costa distinguere. La bava di lumaca? Abbiamo la cosmesi con la bava di lumaca. Che tipo di prodotto è? È per una cosmesi diventata famosa, diciamo, per le proprietà antirughe. No, aiuta proprio per le imperfezioni della pelle. Ho capito. Quindi è una cosa naturale. Per cui invitiamo le signore a venire da voi a provare questa bava di lumaca. Di lumaca, certo, perché no? Benissimo. Noi le aspettiamo numerose. Benissimo. Allora, buoni mercatini di Natale qui alle Licoterme. Il nome? Sono Giuliano. Giuliano, perfetto. Esatto, l'azienda Il Protto Bisestile. Benissimo. Grazie mille, grazie. Buon proseguimento. Grazie ancora. Eccoci, buonasera signora. Buonasera. Lei è la signora? Buonasera. Qua è la casetta del Mirtillo, azienda agricola in Masi. Sì, Giungo Roberta. Giungo Roberta. Perfetto. E dunque, siete qui a Levicoterme? A Levicoterme, sì, al mercatino di Natale nel Parco Asburgico. Benissimo. Ecco, avete anche un'attività in proprio? Cioè, proponete questi prodotti? Dove esattamente? Sì, noi siamo qui un'azienda agricola, abbiamo un punto vendita sulla statale della Valsugana. Sì. Siamo quella casetta che vende bio, facciamo biologico, biologico. Perfetto. Oppure... Mi può elencare poi i prodotti che voi proponete? Sì, allora abbiamo succo al mirtillo, composto di mirtillo, dopo facciamo sciroppi biologici, la monarda, la melissa, il sambuco. Abbiamo coltivazioni su a 1100 metri sulla montagna di Vetriolo, siamo specializzati sulle varietà antiche di verdure. Benissimo. Quanti anni è che siete ai mercatini? Due anni, è il secondo anno. Due anni, per cui è il secondo anno. L'anno scorso com'è andato? E c'è l'anno scorso che è andata bene, quest'anno dovrebbe andare ancora meglio. Ancora meglio, siamo all'inizio. Sì, siamo all'inizio, però è normale che il mercato non ci sia ancora un parametro, un confronto. Sì. Benissimo, ecco. L'anno scorso il prodotto che è stato venduto maggiormente, qual è stato? E il succo al mirtillo, che è un prodotto che vendiamo molto perché facciamo un prodotto particolare che è molto concentrato, produzione bio, e sicuramente per il turista è un buon prodotto da comprare, è un prodotto tipico della Valsugana. Vogliamo allora invitare i turisti che vedono il video a venire qua da voi, alle Levicoterme, da azienda agricola Aimasi, la casetta del mirtillo. Benissimo, grazie mille e buon mercatino di Natale. Grazie. Buonasera signora, lei è la signora? Wanda. Wanda, perfetto, è di Levicoterme? Sono di Caceranica, un paesino qua vicino. Qua vicino, per cui diciamo gioca in casa. Esatto. Per quanto riguarda i prodotti che sono esposti, vedo che sono praticamente tutti fatti a mano. Certo. E sono tutti artigianali qua fatti nella zona. Sì, sì, okay? No, è tutta produzione mia. Ah, tutti suoi? Bravissima, complimenti. Un laboratorio. Un artista, diciamo. È una passione. Molto belli, sì, sì, sì. È tanti anni che hai qua i mercatini di Levico? Sì, 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 sono parecchi anni. Sì, per sì, cui sì, ha già un'esperienza di vendita anche di questi prodotti. Ecco. Sì. Qual è il prodotto che viene venduto maggiormente? Ci sono le sfere che sono sempre le palline di Natale, poi insomma tante cose così particolari. Insomma. Certo. Io ci prodotto tengo. Novità di quest'anno? Ma ci sono i pupazzettini con gli angioletti, le cose insomma. Prezzo medio che va da... Cioè vado dai 4 euro ai 18. A 18, sì. Benissimo, la bottega artigianale lei? Certo, anche un dove? Laboratorio a Caceranica. Ecco, dove si trova? A Caceranica al lago. Al lago. Sì. Praticamente località?
sul lago di Caldonazzo, nel paesino sul lago di Caldonazzo. Benissimo, allora invitiamo gli ospiti a venire dal vostro adesso lavoro. Mi trovate solo qui. Solo qua ai mercatini, sì, certo. Allora qui ai mercatini. Sì. E buon proseguimento. Grazie. E buoni mercatini di Natale. Grazie mille. Grazie, buona serata. Grazie. Eccoci, buonasera signora, lei è la signora? Buonasera, io sono Laura Conci. Sì, da dove viene? Veniamo da Levico. Levico Terme, Levico siete in casa Terme, allora, sì, perfetto. Sì, sì, giochiamo in casa. Avete un'attività vostra commerciale? No, è il marito. Solo qua in mercatini di Natale, mercatino perfetto. Di Natale, qualche altro mercatino. Benissimo, questi sono prodotti lavorati da voi, artigianali? Lavorati esclusivamente dal marito. Dal marito, che bravo. Prende il legno, lo fa stagionare e poi lo lavora completamente a mano. Beh, molto belli effettivamente. Con tutte cose particolari. Essendo della zona, sarei tanti anni che siete qua ai mercatini, immagino. Sì, noi siamo qua da 3 anni. Sì. In questo mercatino. Ah, 3 anni, sì. 3 anni. E ogni anno. Qual è il prodotto venduto maggiormente? Beh, noi vendiamo molto bene i taglieri perché sono, sì, una cosa che si usa, sì, tutti, sì, i giorni. I salumi, i formaggi, qua. Esatto. Chiaramente poi sono particolari adatti, perché, certo, sono tutti pezzi interi, non assemblati. Certo, certo, certo. E poi abbiamo anche degli addobbi per la casa, tipo le finestrelle o i cestini, anche quelli ogni pezzo. Una media prezzo va dai? Ma abbiamo i taglierini da zaino piccolini che vanno da 6 euro e poi abbiamo anche quelli da 25-30 euro, dipende sempre il legno che usiamo e per Benissimo. Farlo. Allora invitiamo anche tutti i turisti a venire da voi a visitarvi. Certo, vi aspettiamo volentieri. E vi auguro buoni mercatini di Natale. Grazie mille. Buona serata, arrivederci. Che bello. Ok, eccoci. Eccoci, buonasera. Siamo con il signor? Robert. Robert, qui di Levico Terme? No. Da dove arriva? Lago di Garda. Ah, dal Lago di Garda. Come mai la scelta di venire ai mercatini di Levico? Noi con la banda del lago veniamo da tanti anni qua a fare tanti mercatini. Tanti anni, perfetto. Sì. Benissimo. Vedo tutti i prodotti, sono artigianali questi, li, sì, curate voi personalmente? Sì, l'azienda Lago di Lavanda del Lago è un'azienda familiare, sì, da parte bresciana del Lago di Garda. Sì, precisamente la località è? A Bedizzole, sì, sì, sui coli di Salò, sì, abbiamo le piantagioni, sì, di lavanda e facciamo, perfetto, tutto l'azienda artigianalmente. Benissimo, per cui sono tutti i prodotti vostri che curate personalmente, giusto? Sono tutte fatte con la base di lavanda. Benissimo. Qual è il prodotto che va per la maggiore? Profumazione casa. Profumazione casa. Benissimo. Abbiamo la linea di cosmesi 100% naturale, biologica, senza niente di chimico, parabeni, fosfati, siliconi, niente. Abbiamo la linea bagno, anche lì naturale 100%. Abbiamo profumazione corpo, profumazione casa e abbiamo anche un po' di alimentari, tisane, un po' di saporitori per... carne, prezzo peso. Medio che va da un prodotto base 15 euro. 15 euro, perfetto. Benissimo, anche con voi invitiamo i turisti a venire a visitare i mercatini di Levico Terme e vi auguriamo buone feste e buon proseguimento. Grazie. Ok? Eccoci, abbiamo una bella signora che si chiama? Ilaria. Ilaria, qui di Levico Terme? Sì. Perfetto, gioca in casa, benissimo. I prodotti che vedo sono curati da lei personalmente? Certo, certo. Sono tutte lavorazioni artigianali. Esattamente. Perfetto. Sono bigiotterie? E sono orafo. Ah, proprio orafo, questo, sì, è materiale di questo lavoro. È in argento. Ah, in argento, sì, per cui sì. Sono, sì, tutti, sì, pezzi, sì, fatti a mano. Benissimo, anche un negozio, un'attività sua. Ho un laboratorio, sì, e seguo il cliente, creo gioielli su disegno del cliente. Benissimo, dove si trova il negozio? Il laboratorio a Selva di Levico. Selva di Levico, per cui qua vicino. Il vecchio centro storico. Il vecchio centro storico, benissimo. Più o meno qual è il prodotto che viene venduto maggiormente? Ma un po' di tutto, orecchini spesso, sono quelli che piacciono di più, però anche, certo, gli anelli. Anche gli anelli, so, sono. Ognuno ha le sue passioni. Certo, sono tanti anni che siete qui al mercatino. Sì, questo è il 9° anno che faccio il mercatino. Anno, ormai sono di casa. Benissimo, allora anche con voi invitiamo a venirvi a visitare, a scegliere magari, certo, un prezioso come regalo di Natale. Assolutamente, abbiamo dei bellissimi pezzi, sì, unici. Pezzi unici, benissimo. Allora, buoni mercatini di Natale. Grazie tanti mille. Auguri e buone feste. Grazie mille. Di nuovo. Grazie. Okay.
Eccoci qua, buonasera. Buonasera. Siamo con il signor Graziano. Graziano, si, si sposta un attimo di qua così lo vedo per intero. Perfetto. Dunque, lei da dove viene? Arrivo da Bardolino, Lago di Garda. Lago di Garda, un altro. Lei è bresciano? No, è Veneto, Veneto, diciamo. Veneto, perfetto. Ecco, come mai la scelta di venire ai mercatini di Levico Terme? Allora, ho conosciuto Levico Terme alcuni anni fa e mi è piaciuto la location in cui viene svolto questo mercatino, che ritengo che sia unica nel suo genere. Per cui sono alcuni anni che è già qua. Sì, dal 2012 esattamente. 2012, perfetto. Quindi niente da invidiare altri mercatini, ma certo, qua certo. Credo che abbia la marcia in più rispetto a altri. Sicuramente. Le volevo chiedere, i prodotti che vedo esposti sono tutti artigianali? Sono tutti di nostra produzione. Produzione, perfetto. Voi avete una bottega artigianale? Da 23 anni facciamo questo lavoro qua, okay, ci sono dei negozi con laboratorio a vista sul Lago di Garda, Peschiera e Bardolino. Ecco, qual è il prodotto che in questi anni è andato di più, che è stato venduto maggiormente? Ma allora ci sono vari periodi in cui magari si collocano meglio alcune cose, tipo adesso va il Natale naturalmente, visto che siamo nella prossimità. Quindi quelle con la natività, con delle frasi scritte, con delle dediche per i genitori, per i nonni, per le fidanzate. Questo diciamo che è il settore, diciamo che questo periodo va di più. Certo. Poi l'estate con il Lago di Garda, col turismo, diciamo che si è trasformata. Sono tutte candele in cera, giusto? Sì, sì, tutte candele in cera. Lavorate con... Vanno lavorate a caldo. A caldo praticamente. Sì, mentre la cera è calda si ha del tempo per lavorare. I pigmenti, il colore, sono colori naturali? Sono sempre colori che sono diciamo compatibili con la cera, perché la cera è un materiale un po' particolare per quanto riguarda coloranti e quella roba lì. Sicuramente. Prezzo medio diciamo delle candele va da? Ma si può partire da 5 euro in su. 5 euro in su. Sì, da 5 euro in su, diciamo che non. Perfetto, allora invitiamo a venire a comprare i vostri prodotti ai turisti, certo, che vengono a Levico. Siamo qua per questo. Benissimo, io la ringrazio, è stato molto gentile. Grazie, le auguro buone feste e buon proseguimento. Grazie anche a voi. Lì. Che cose balle. Eccoci, buonasera, siamo con il signor Daniele. Daniele di Malostica. Che rimane dove esattamente? In che senso che rimane? La località Malostica dove si trova? Malostica vicino a Bassano, in provincia di Vicenza. Ah, è Veneto allora. Veneto, Veneto. Ah, ecco perché ora non identificavo qui con la zona del Trentino. Come mai la scelta di venire qui ai mercatini di Levico? Questo è un bel mercatino, sì? Dove ci sono dei bei prodotti, tutti artigianali. Questi sono tutti fatti da lei? Tutti fatti da me. Bravissimo, complimenti. Avete una bottega giù a Malostica? Abbiamo un piccolo laboratorio artigianale, sì, dove sì. Vendiamo prevalentemente facciamo lampade, sì? Lampade e poi questi oggetti qua per il mercatino. Un maestro vetraio praticamente lei. Sì, chiamiamoci maestri, ma no. Va bene. Gli oggetti che proponete sono bellissimi, ecco, sono tutti confezionati in maniera artistica, vedo che sono cose molto molto carine e interessanti. Ecco, quanto tempo è che siete qua ai mercatini di... Questo è il nono anno. E poi avete già un'esperienza molto molto... Sì, sì. E la scelta di venire qui ai mercatini come è stata? Qual è il... Abbiamo provato. Per vedere come andava, se il prodotto andava, se si riusciva a fare qualcosa. Infatti io personalmente abbiamo fatto il nostro punto di forza sono le palline con il nome. Sì, 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 per cui le personalizzate. Personalizzate, ognuno benissimo. Può scegliere i colori. Fatti col proprio nome, esatto. Come vengono vuole. Fatte al momento. Al momento. Per cui è una cosa che viene strutturata all'istante. Certo. Quando diciamo in funzione diciamo, il suo laboratorio artigianale. Perfetto, allora invitiamo tutti gli ospiti a venire qui ai mercatini di Levico al vostro stand e proponete il prodotto che è venduto di più, mi ha detto sono le palline, il costo medio da? Vanno dai 15 ai 18 euro. Benissimo, perfetto, guardiamo ancora un attimo. Benissimo, buoni mercatini di Natale, allora grazie buone mille. Feste e buon proseguimento. Grazie mille, buona.
po' che ti affreddi e poi faccio l'anello. Okay. Eccoci, buonasera, voi siete? Il miele di Sofia, siamo l'associazione qui, è presente l'associazione Apimar, con una degustazione di mieli della Valsugana. Sono tutti prodotti artigianali questi fatti in Valsugana? Sono tutti prodotti artigianali fatti per appunto nella zona della Valsugana. Sì. E siamo dei soci, e quindi qui siamo presenti per fare una cooperativa questa? No, è un'associazione. Un'associazione. Un'associazione di apicoltori che promuove l'apicoltura e l'ambiente, per appunto, lo sviluppo sostenibile dell'ambiente, anche riferito proprio. Quanto tempo è che siete qua ai mercatini? Avete già fatto altre annate oppure è la prima? E no, sono già state fatte 4 anni. E con questa, presenti con questa degustazione, insomma, di mieli locali. Anche degustazione qui sul posto. Ecco, qual è il prodotto, diciamo, miele che va di più? Ma sicuramente sono presenti diversi mieli che vanno, sicuramente l'acacia che è molto caratteristico, ma anche il miele di rododendro, le melate. Diciamo che tutto il miele che si fa. Miele. Quanto siete nell'associazione? Abbiamo 400 iscritti pagati ogni anno, insomma. Spiaggia tassata per fare questo tipo di miele. Noi siamo. L'associazione sì, ogni anno si fa un piccolo contributo per iscriversi. Avete anche una sede sociale? Abbiamo una sede a Borgo Valsugana. E poi dopo facciamo riunioni a Pergine e a Borgo in sede. Fate anche esposizione di questi prodotti? E noi facciamo divulgazione sia del prodotto che anche delle tecniche d'apicoltura e dell'apicoltura, con corsi di apicoltura e aggiornamenti per l'apicoltura. E assistenza tecnica agli apicoltori sul territorio per poter aiutarli proprio a introdursi in questo mondo che richiede delle competenze molto specifiche. Benissimo, io la ringrazio, è stato molto piacere. Grazie a lei. Vi auguro un buon proseguimento e buon Natale. Altrettanto.